l'ufficio, lo spazio dove sale, dove sono presenti l'ufficio del Comites e quello del patronato ITAL. Questo con il duplice scopo di raccogliere fondi con la quota d'affitto ed anche di riunire sotto lo stesso tetto tutte le istituzioni che offrono assistenza agli italiani in Messico. L'AIA, negli ultimi anni, accompagnata dalla CAP e dai membri del Consiglio dei collaboratori volontari, ha percorso un lungo cammino di professionalizzazione. Ora conta con un modello di attenzione che offre un appoggio integrale all'assistito e al proprio nucleo familiare, focalizzandosi sull'assistenza sociale, medica, funeraria, ma soprattutto sulla formazione. Sono nati e si sono rafforzati corsi di formazione in mestieri come la gastronomia, con la successiva nascita della cooperativa Il Sole, stilisti di taglio e colore, sartoria, taglio e confezione. Si sono creati eventi di raccolta fondi come la Domenica Italiana e il Mercatino di Natale, che rappresentano ormai degli appuntamenti fissi per la comunità italiana e i loro amici. Nel 2016, con l'acquisizione di un secondo ufficio che avverrà nelle prossime settimane, rafforzeremo il programma di autofinanziamento già portato avanti dai nostri presidenti onorari. Grazie all'accordo con Capri Ambulatori, che prevede l'accesso gratuito alla sua rete di medici privati, avremo la possibilità di offrire visite mediche di base specialistiche quando necessario. Ritornando al 2015, siamo orgogliosi di aver offerto più di 1.300 servizi assistenziali che includono il progetto di formazione 2015-2016 Cosiendo Arte, corso di taglio e confezione realizzato in collaborazione con l'impresa MNG Dozegna e finanziata dalla Segreteria del Desarrollo Rurale e Equità per la Scomunità del Sezzedere. L'appoggio avuto dal Fondo Luigi Cantere, che da anni collabora con l'AIA, ci consente di assistere i casi di anziani sulla moto con finanziamenti mirati a far vivere dignitosamente gli ultimi anni della loro vita. La fornitura di medicinali offerta dall'Alberto Cortesi garantisce di proseguire la cura indicata a tutti coloro che non hanno accesso al servizio sanitario locale. Il National Monte degli EDAD, anche nel 2015, ci ha finanziato parte del programma assistenziale, permettendoci di aumentare il numero di persone beneficiate dal programma Necessidades Básicas. Oggi lo stesso è rappresentato dalla consegna di una carta prepagata da poter spendere presso i maggiori supermercati del paese. I nostri eventi di raccolta fondi hanno avuto nuovamente un grande successo. Si è svolta la quinta edizione della Domenica Italiana, che offre una giornata familiare nella splendida cornice dell'Istituto Italiano di Cultura. Ringraziamo l'ambasciatore per la sua partecipazione, che apprezziamo moltissimo. Ringraziamo l'Istituto Italiano di Cultura e tutti i suoi efficienti collaboratori per lo spazio messo a disposizione e la collaborazione. Un grazie a Nadia Vicentini e a Maria Loson, che si sono occupate come sempre di controllare che in cucina fosse tutto perfetto per il nostro buffet. Il nostro consigliere Alberto Moretti per la grafica degli inviti e il lavoro delle reti sociali durante i nostri eventi. Massimo Barzetta per la diffusione delle notizie sulla rivista.com.